Buongiorno a tutti e bentornati, sono la professoressa Paola Reggiani e oggi introdurremo l'opera Il giorno di Parini, entrandoci proprio a piene mani. Mi sono seduta alla scrivania perché qui ho il manuale da cui leggere il testo che andremo insieme a parafrasare e spiegare. Si tratta dei primi versi dell'opera, i primi versi in realtà della sezione, della parte Il mattino. Voi sapete, scritta nel 1763, una parte in piena sintonia con le odi, i primi scritti, ecco, di Parini. I versi di cui parleremo oggi vanno dal verso 1 al verso 124. Ok, scusate, un po' di fogli in mezzo. Allora, di questa parte mi farebbe piacere che voi focalizzaste l'attenzione intanto sul destinatario. Il destinatario è il giovin signore, questo giovane nobile, ci ricordiamo all'epoca Parini era al servizio della famiglia Imbonati, quindi stava lavorando per il giovane Carlo Imbonati, quindi è lui il giovin signore a cui si rivolge Parini. A che pro? A quale scopo? Vuole spiegargli come trascorrere le proprie giornate senza annoiarsi. Infatti, al verso 8, leggiamo: come ingannar questi noiosi e lenti giorni di vita a cui si lungo tedio e fastidio insoffribile accompagna, or io ti insegnerò. E chi sono io? Chi è l'io lirico in questo caso? Nel senso, l'io narrante, possiamo dire. È proprio Parini che si definisce precettor d'amabil rito. Seguono poi a questa parte dei versi molto interessanti, quali al mattino, quali dopo il mezzodì, quali la sera, esser debban tue cure apprenderai. E quindi qui vediamo quella tripartizione iniziale che Parini aveva pensato per la sua opera. E poi, dopo la parte prettamente proemiale, cioè di introduzione all'opera, in cui viene spiegato chi è il destinatario, di cosa si parlerà, come è strutturata, ecco, l'opera, la parte, ecco che si inizia propriamente con il mattino, dai versi 33, e Parini prende un po' questa descrizione alla lontana, partendo dalla campagna, quindi dal contadino, passando poi al fabbro e poi al giovin signore. Direi quindi di iniziare subito a leggere. Giovin signore, o a te scenda per lungo di magnanimi lombi ordine il sangue purissimo celeste, o in te del sangue mendino il difetto, i compri onori e le adunate in terra, o in mar ricchezze dal genitor frugale in pochi lustri, me, precettor d'amabil rito, ascolta. In sostanza, questa parte, questi versi iniziano con un'apostrofe al giovin signore che deve ascoltare il suo precettore, che poi ci spiegherà che cosa intende dirgli. C'è tutta questa parte in cui c'è un lessico aulico che vuole, come dire, innalzare la figura del nobile. Si parla infatti di magnanimi lombi oppure di sangue purissimo celeste. Cioè Parini gli dice: giovane nobile, giusto, questo giovin signore è il nobile tipo. Sia che tu venga da una famiglia di antica nobiltà, sia che tu venga da una famiglia di più recente nobiltà, ascoltami, ti insegnerò delle cose interessanti. Come ingannar questi noiosi e lenti giorni di vita, cui si lungo tedio e fastidio insoffribile accompagna, or io ti insegnerò. Parte importantissima, questi versi ci spiegano infatti qual è lo scopo dell'opera, scritta tutta, questo forse non ve l'avevo specificato, in endecasillabi sciolti, cioè significa che tutti i versi sono endecasillabi. Sciolti vuol dire che non sono necessariamente legati da rima. Segue un'altra parte interessante, quella che presenta la partizione dell'opera così come inizialmente Parini l'aveva presentata. Quali al mattino, quali dopo il mezzodì, quali la sera, esser debban tue cure apprenderai, se in mezzo agli ozi tuoi ozio ti resta, pur di tender gli orecchi a versi miei. Quindi gli dice in sostanza: scoprirai di cosa ti devi preoccupare al mattino, al mezzogiorno, alla sera, insomma cosa devi fare se tra tutti i tuoi ozi ti resta ancora da oziare. Insomma, in quel tempo, dice Parini, puoi ascoltare
i miei versi, ecco, in quel caso. E continua poi ancora a partire dal verso 16, questo richiamo, abbiamo detto, Parini in quest'opera critica la nobiltà che si dedica solo all'ozio, ai propri agi, senza intervenire in modo diretto nella vita della società, senza contribuire al bene comune come invece la nobiltà aveva fatto in passato. Ebbene, abbiamo detto che però si crea questo contrasto ironico dovuto anche al fatto che Parini parla di cose banali, perché la nobiltà, secondo lui, si perde in cose banali, con un lessico però aulico elevato che appartiene alla tradizione, che contribuisce a creare questo senso di straniamento e di ironia. Quindi, già l'area Vener Sacre al giocatore Mercurio nelle Gallie, in Albione devotamente hai visitate, e porti pur anco i segni del tuo zelo impressi. Ora è tempo di posa. Il giovin signore ha trascorso tutta la notte tra divertimenti, case da gioco, feste, e adesso, giustamente, è tempo di posa, cioè torna a casa ed è ora che riposi. Interessante il verso 19, pur anco i segni del tuo zelo impressi. Che segni recherà sul volto il giovin signore? Il pallore per una notte di bagordi o forse, secondo alcuni critici, segni di una qualche malattia venerea? Insomma, rimaniamo con il dubbio. Invano Marte a sé ti invita. Che ben folle è quegli che a rischio della vita onor si merca, e tu naturalmente il sangue abborri. In questa parte Marte, il dio della guerra, richiama l'accenno alla vita militare, che per carità di Dio il giovane nobile rifiuta assolutamente, lui odia il sangue e poi farebbe mai fatica. Ma non solo la vita militare, anche gli studi. Perché infatti dal verso 24 leggiamo: nei mesti della dea Palla de studi ti son meno odiosi, avverso ad essi ti feron troppo i queruli ricinti, ove l'arti migliori e le scienze cangiate in mostri in vane orride larve fan le capaci volte che giar sempre di giovanili strida. E al giovin signore nemmeno piace studiare, anzi, dice Parini, è stata proprio la scuola, giovin signore, a farti odiare gli studi. Scuola in cui riecheggiano nei corridoi le grida degli studenti infelici. Quindi, per carità, il giovin signore non ama neanche studiare. Or primamente, odi quali il mattino a te soavi cure debba guidar con facil mano. Quindi ecco l'introduzione all'avvio vero e proprio della parte che a noi interessa, la parte del mattino. Cosa farà il nostro giovin signore al mattino? Lo scopriamo subito. Sorge il mattino in compagnia dell'alba, innanzi al sol che di poi grande appare sull'estremo orizzonte a render lieti gli animali e le piante, i campi e l'onde. Una bellissima, ecco, un bellissimo polisindeto e una bellissima accumulazione per rendere, ecco, l'immagine di questa natura sconfinata, pacifica, serena. Allora il buon villan sorge dal caro letto, cui la fedel sposa e i minori suoi figlioletti intiepidir la notte. Poi sul collo, recando i sacri arnesi che prima ritrovar cerere e pale, va col bue lento innanzi al campo e scuote lungo il piccio al sentier da curvi rami il rugiadoso umor che quasi gemma i nascenti del sol raggi rifrange. E ci fermiamo qui perché, ecco, con il mattino si inizia prendendo la faccenda alla lontana, e come se la telecamera del nostro regista Parini partisse da lontano, e da lontano inizia a riprendere non tanto dal palazzo del giovin signore, quanto piuttosto lungi da lì, dalla campagna, la campagna in cui abbiamo il contadino che al sorgere del sole all'alba è pronto per andare a lavorare. Tanto che sarà proprio più avanti, nei versi successivi, riferendosi al giovin signore, Parini dice: il gallo che fa svegliare il contadino invece mette a letto il giovin signore, che dopo la notte di bagordi va a letto proprio all'alba. Questo focus può essere inteso anche come quel confronto che instaura Parini tra nobiltà
e popolo, cioè all'interno di quest'opera, il giorno, ci sono più piani differenti. Viene presentata infatti la vita del giovane signore, ma anche quella del popolo, il popolo che vive in miseria e che può guardare la vita di questi nobili solo da dietro le vetrate, può solo annusare il profumo dei cibi meravigliosi che i nobili mangiano. E insieme al contadino possiamo fare un collegamento alle teorie fisiocratiche a cui si appoggiava Parini, ve ne ho parlato in un'altra lezione, cioè secondo Parini il settore su cui lo Stato doveva puntare per essere forte, per garantire il bene comune, era proprio l'agricoltura, non tanto i commerci e non tanto un investimento sulla nuova classe borghese, classe emergente. E quindi ecco, vi ripeto, il culto della famiglia, si parla della fedele sposa e dei minori suoi figlioletti, stanno tutti insieme, conducono una vita misera ma tranquilla nell'amore della famiglia. Cosa che invece nella nobiltà manca, perché il giovane signore si fa accompagnatore di altre donne sposate. L'amore della nobiltà è un amore che distrugge i legami della famiglia. Ricordatevi questo confronto scontro tra la vita dei campi, la vita agreste, una vita inquadrata da Parini in modo assolutamente positivo, al contrario invece della vita dei nobili in città, una vita passata nell'ozio, negli amori fedifraghi. Ed ecco, abbiamo detto, dopo la figura del contadino che all'alba si mette subito al lavoro, c'è invece la figura del fabbro. Allora sorge il fabbro e la sonante officina riapre e all'opre torna l'altro dì non perfette, o se di chiave ardua e ferrati ingegni all'inquieto ricco l'arche assicura, o se d'argento e oro incider vuol gioielli e vasi per ornamento a nuove spose o a mense. Termino questa prima parte di lettura, parafrasi e spiegazione dell'avvio del mattino di Parini con questi versi. Il protagonista di questi versi dopo il contadino è il fabbro. Il fabbro si alza, apre la sua bottega, si mette subito all'opera e cosa fa? Crea tutta una serie di utensili che possono essere d'aiuto al nobile, per esempio una chiave difficile da riprodurre, oppure ancora una cassaforte efficiente per proteggere i gioielli del nobile, oppure si mette a fare gioielli, ninnoli, vasi decorativi da donare alle sue amanti oppure da esibire durante i banchetti. Quindi ancora una volta il focus finale in questi versi è legato ai passatempi della nobiltà, amori licenziosi e tavole imbandite e buon cibo. Quando però fino ad ora Parini ha presentato due modelli, quello del fabbro e quello del contadino, invece di persone che lavorano strenuamente e con fatica. Quindi la dissonanza è molto forte. Direi di interrompermi qui con questi versi, spero di essere stata abbastanza chiara e di avervi fatto percepire come anche nello stile, sia nella scelta del lessico, sia nella scelta dello stile e della sintassi, ecco, sì, si senta proprio l'elaborazione formale. Un lessico con la sintassi entrambi elevati per descrivere invece le attività della nobiltà che non sono assolutamente niente di che.